sappiamo morto. Come di Fausto, come si chiama? A partire di oggi. È caduto. Quindi stavo dicendo categoria C8 che sono dei go-kart particolarmente performanti per lo speed down, tant'è che nascono apposta per fare speed down, non sono go-kart modificati provenienti dalla pista, quindi sono dei propri mezzi da speed down, con il decimo classificato Viscomi Natalino. Oggi Natalino chiude praticamente. Bravo Natalino. Viscomi Natalino. A seguire De Donato Francesco, il cosentino De Donato Francesco, nonché membro attivo della Speed Down Project. Ottavo classificato, il nostro corsaro nero Verre Raffaele, il nostro simpatico Lello Verre Raffaele. Eccolo Lello. Sì. Settimo classificato Cristiano Antonio. Non c'è, è andato via. Sesto classificato Gesualdo Giuseppe. Quinto classificato Quincy Patrick. Quarto classificato Danizio Carmine. Passiamo al gradino più basso del podio e iniziano a non essere delle novità. È una categoria in continuo fermento con delle sorprese e non. Terzo classificato Paone Vincenzo. Paone Vincenzo, ormai una presenza fissa sul podio. Secondo classificato, ormai ha preso il vizio di arrivare secondo, e non va bene perché vorrei vederlo pure qualche volta primo. Il nostro dottore volante
Salvatore Mangone. Salvatore Mangone, secondo classificato. A meno di un secondo, a meno di un secondo, su somma dei tempi praticamente sono 7-8 decimi, a 8 decimi dal podio. Vabbè, Salvatore, 8 decimi, dai. Le gare sono fatte così. Primo classificato, e non è una novità. Campione regionale nella stagione 2019, mattatore quasi sempre di questa categoria, Verre Antonio, nonché nostro vicepresidente. Vince la C8 Verre Antonio. Si rimescolano ancora una volta le sorti per la conquista del titolo regionale 2020.